Ben ritrovati con le video analisi, in questo caso video analisi dedicata ai principali titoli azionari, gli alert, le situazioni che sottopongo alla vostra attenzione dove insomma è in vista una possibile inversione o magari una forza o debolezza sulla rottura, una violazione di un livello grafico importante. Questi sono quindi degli alert, delle potenziali situazioni da monitorare, poi conferme, eventuali, insomma, anche maggiori informazioni o richiesta di analisi su altri titoli, potete venire nella trading zone. State già vedendo quella che è una community, ma dentro ci sono tanti servizi pensati per investitori e traders. Infatti, praticamente crei quella che è la tua postazione di trading professionale e c'è anche in versione app per iPhone e Android. Sulla sinistra, menu titoli azionari, qui puoi interagire con me e quindi magari ci sono tante news pure legate anche ai titoli azionari, vedete? E poi potete anche confrontarvi non solo con me, ma anche con altri tantissimi traders. Troverete qui, insomma, se volete sapere come è andata poi quella strategia, quell'alert individuato all'interno di questo spazio. E poi ci sono adesso, c'è anche la caccia al prezzo, vedete, stanno mettendo le quotazioni. Da adesso sto registrando questo video, sono le 15:52, dalle 15 alle 16 stanno scrivendo quella che secondo loro sarà la quotazione dell'euro-dollaro alle ore 17. Chi indovino si avvicina di più vince un buono Amazon di 10 euro, e questo è un gioco tutti i giorni che si fa dal lunedì al venerdì all'interno della Trading Zone, gratis la partecipazione per divertirci un po'. È anche in corso il meeting su Zoom proprio in questo momento. E allora gli alert per la seduta di domani, Tenaris, dove dopo questo movimento al rialzo partito, scaturito con la candela verde del 24 agosto, che ha generato un massimo rialzo di 3 punti e mezzo, così come si può vedere qui, il massimo toccato nella seduta proprio del 30 agosto, il venerdì già una doji rossa. Questo è un grafico giornaliero ai Kinashi che esprime quelli che sono i rapporti di forza tra rialzisti e ribassisti, e già venerdì erano tornate alla pari. Addirittura c'era una leggera maggioranza rossa di ribassisti che si vede ancora oggi in maniera più marcata. Il titolo in questo momento fa meno 0,20, attenzione, quindi da monitorare la chiusura, perché potrebbe anche recuperare e chiudere o alla pari o addirittura in leggero guadagno, e a quel punto non sarebbe da prendere in considerazione questa candela rossa ai Kinashi. Quindi da vedere come andrà a concludersi la giornata. L'area eventuale poi di resistenza 8,59 è un bel livello, guardate, supporto che potrebbe fare supporto anche qui, potrebbe fare anche qua, guardate, veramente micidiale quest'area, questa zona dove potrebbe tornare a invertire il trend al ribasso. Invece al rialzo da venerdì c'era stata già dalla seduta di giovedì doji rossa, venerdì una bella candela in una seduta però in cui ha chiuso praticamente sulla parità, oggi più 0,20, insomma è dura invertire questa tendenza ribassista partita con la candela rossa del 17 agosto. Però vediamo se oggi come chiude, potrebbe essere quindi un'indicazione a partire da domani 7 settembre, così come anche quella precedente di Tenaris, al rialzo. Mentre la situazione sui titoli più importanti, anche quelli più richiesti su Investing, vedono Eni che è oramai vicino al massimo 10,68, oggi si è fermata a 10,678, resta quindi questa view al rialzo e sta puntando oramai alla resistenza 10,76. Guardate lì, poi che spazi di crescita ci sarebbero oltre questo livello. Semaforo verde, qui si gioca una bella partita tra rialzisti e ribassisti. Enel più 0,38, siamo al rialzo, tendenzialmente rialzo con queste candele verdi sopra la parte bassa di questo trading range all'interno del quale si trova il titolo ingabbiato oramai da diverse sedute. E poi Intesa San Paolo più 0,73% in questo momento nella terra di nessuno dopo la candela rossa di venerdì scorso. Aspettiamo, vediamo se giunge verso 2,35,75, 2,44 e come si comporta. Unicredit più 1,23, svetta sopra la resistenza 10,86, è in corso tutta la
possibile integrazione con Monte dei Paschi, e occhio, insomma, potrebbe anche prolungarsi la vicenda fino a metà settembre, addirittura ottobre. Vedremo come andrà a concludersi. Infine, Telecom Italia in questo momento più 1%. Vediamo, è ancora decisamente rosso ai chinasci, la tendenza al ribasso, siamo su una bella area di supporto, vediamo e aspettiamo un'eventuale candela verde. Vi aspetto nella trading zone, intanto arrivano altre quotazioni di chi sta partecipando alla caccia al prezzo, dicevo vi aspetto nella trading zone, dove c'è anche Radio Renato, lo trovate qui sulla sinistra, musica, news e trading, una trasmissione, la prima trasmissione radiofonica dedicata ai mercati finanziari, con uno buono spazio viene dedicato proprio ai titoli, le notizie, i temi più importanti, ma di tutti i mercati, non solo i titoli azionari. Grazie, a domani con gli alert operativi sui titoli del FTSE MIB.